Partiamo con i migliori auspici di fare bene, di fare un bel campionato, di portare in alto più, di portare il nome della città di Teramo più in alto possibile. Quindi noi comunque è un orgoglio rappresentare la città nel terzo campionato nazionale di pallacanestro, quindi cercheremo di fare il meglio possibile. La squadra è una squadra nuova, una squadra che si sta costruendo, sta lavorando tanto, è una squadra che ha già trovato un buon affiatamento, quindi una squadra che credo ci faccia divertire parecchio. Sicuramente l'obiettivo è quello sempre di mantenere la categoria. Poi è logico, l'appetito viene mangiando, sperando di poter fare più vittorie possibili, e vediamo un po' dove possiamo arrivare a fine campionato. Ce l'ha un sogno nel cassetto? Riempire il palazzetto Scapriano. E nonostante la sconfitta nel derby con Roseto, quali indicazioni comunque positive lei ha tratto? Guarda, secondo me la valutazione della partita, come ho detto in presentazione, va contestualizzata al periodo e a quello che si sta facendo, e abbiamo fatto secondo me una prestazione buona sotto molti aspetti, non continuativa nell'arco di tutta la gara, ma questo è poi figlio del periodo in cui si sta lavorando e per quello che stiamo facendo noi. Ci è mancato quel vissuto di squadra nei momenti importanti, ma il vissuto si ottiene nel lavorare insieme, nel fare esperienza delle cose positive e di quelle negative, e quindi crearsi dietro un bagaglio di esperienza che poi è quello che nei momenti topici o critici di una partita fanno la differenza, e sono quei momenti esperienziali nei quali tu ti vai ad appoggiare. A questo fa parte del processo di avvicinamento al 3 ottobre, quindi diciamo che siamo nel punto in cui volevamo stare. Sto vedendo una squadra molto disponibile, che questa secondo me è una cosa veramente veramente importante. Ci sono dei ragazzi che hanno tanta voglia di lavorare, tanta voglia di ascoltare, e soprattutto hanno voglia di mettersi a disposizione degli altri, quindi da questo punto di vista secondo me ci sono grandi margini di miglioramento. Lavoriamo di settimana in settimana per migliorare ogni volta, quindi secondo me faremo veramente un bel campionato.